Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Si torna a spacchettare gran festa, non serve una presentazione per questa chest, valigetta del pranzo, anche perché l'aspettiamo dal 22 ottobre dell'anno scorso, per cui dentro ci sono i soliti gadget, le promo e i pacchetti, ma direi subito di spacchettarla che appunto ci vediamo tutto nel dettaglio. Tra l'altro questo era uno dei prodotti che volevo di più, appunto, di gran festa, insieme ovviamente all'Ultra Premium e all'Elite, e si è fatta attendere, però ne valsa la pena, penso. Allora, intanto qua classica apertura, le misure sono standard sempre di queste valigette tipo della merenda, molto belle. E qua abbiamo le fantastiche promo, che ovviamente schiacciate qua nella plastica, chissà come saranno messe. Dopo le tiro fuori con calma, intanto ve le faccio vedere così. Allora, iniziamo da quella centrale, che qua comoda, che è Mimikyu Specie Delta. Artwork molto bello e anche stile, diciamo, delle carte Specie Delta, secondo me, sempre molto belle. Anche se qua avrei da obiettare che i bordi sono un po' dorati e brillantinati così, ma nelle Specie Delta erano argentati e con una patina, diciamo, più unica, nel senso non si vedevano i singoli brillantini, quindi l'hanno copiata non benissimo, però comunque molto bella assolutamente. Light Toxtricity, impronunciabile ma bellissimo, non riesco a farvelo vedere, ecco, forse meglio così. Hanno ripreso lo stile delle carte Neo Destiny e qua secondo me hanno colto proprio nel segno, stupenda. E poi abbiamo i Dragon C, tipico delle serie Diamante Perla, con le carte degli allenatori anche che c'erano in quei set, e soprattutto sempre contraddistinto dal livello del Pokémon scritto appunto a fianco al nome. E in più la monetona, perché non è una monetina ma una moneta a formato big, che di solito non mettono, mi pare, nelle valigette. Comunque questa è apprezzata, anche se è il solito Pikachu. Un po' meno apprezzate le buste di Fragore Ribelle. Tra tanti set che c'erano, tra cui scegliere, potevano almeno mettere due set diversi, invece ha messo ben due buste di Fragore Ribelle, che ovviamente non apriremo perché quel set ha fatto il suo corso. Questo invece ve lo regalo, se volete aprirvelo nel gioco, magari scrivete, anzi niente, non scrivete niente perché in teoria sblocca le promo, quindi dovreste trovare queste tre promo che abbiamo appena visto. E qua abbiamo i sei pacchetti di gran festa, questi invece ce li apriamo, ma vediamo un attimo che altro è incluso. Allora, abbiamo degli adesivi belli ma un po' anonimi, faccine di Pikachu a non finire. Ah, c'è ancora un'altra scheda. Bene, adesivi con piacere. Ancora meglio, direi, i block notice per gli uomini d'affari, questo è perfetto. Però stavolta non ha messo né le matite né una penna, qualcosa. Di solito mettevano quattro matitine. Comunque, vabbè, block notice. E concludiamo con la cosa più inutile, cioè il mini album da una carta, che va bene così per i bambini, sempre meglio che usare l'elastico, il mazzetto come si faceva 20 anni fa, però diciamo che non ve lo consiglio, cioè non utilizzatelo, ecco. Anzi, in merito agli accessori sapete che facciamo un sacco di recensioni, andate a vedervi quelle, e se dovete scegliere appunto un nuovo album o se siete appunto più all'inizio e non sapete quali esistono, andate a dare un'occhiata. Ma adesso passiamo a spacchettare, perché penso sia questo il motivo per cui guardate questo video. E me li apro molto volentieri perché mi mancano ancora un paio di carte dal set in italiano e un paio in inglese. Non dico quali perché spero che escano, ve lo dico se escono, se no ve lo dico alla fine. Così magari se ce le avete potete proporceli tramite la pagina Facebook. Allora, non facciamo trick perché la classic è quella che ci interessa di più, che di solito sta in fondo. Per adesso niente, e questo pacchetto molto vuoto, però sapete che qua di solito si trova un sacco di roba, tra cui un sacco di Pikachu, però ogni tanto ci sono giustamente anche i pacchetti con solo Holo. Qua infatti abbiamo un Pikachu Volo V,
teniamo magari in sfondo solo i pull. Allora, inizio un po' deludente, vediamo di migliorare con qualche classic, si spera. Abbiamo un bel Tapulele GX. Anzi, ho detto una cavolata, la classic in realtà è la terza. Già è passato così tanto tempo che non mi ricordavo più l'ordine. Poi la Holo. Quindi molto bene per Tapulele, che in realtà in italiano ce l'ho già, mi serve in inglese. Però pazienza, non ne escono molti, quindi possiamo ritenerci fortunati. Ci sono alcune classic che escono molto più di altre, ve ne sarete di sicuro accorti, sarete spacchettate, non è una leggenda metropolitana, ma alcune anche molto belle, tipo Venusaur, Blastoise, Zapdos, ne escono molte. Invece altre, tra cui appunto quelle che mi mancano, non escono quasi mai. Qua abbiamo lo Zacian, che ovviamente ne ho a pacchi. Poi Groudon, Yveltal, Clef, ecco, anche questa è una di quelle che esce abbastanza spesso, e un Pikachu, di questi ne escono tanti, ma sono carini, per cui va bene. Ecco, preferisco il Pikachu che lo Zacian. Vabbè, il resto le imbustiamo dopo. Siamo già all'ultimo pacchetto, purtroppo, quindi ultima chance. Allora, Dialga, ecco, niente classic purtroppo, e niente anche B, per cui spacchettamento non dei migliori ovviamente, però almeno ci siamo trovate due classic su sei pacchetti, non il massimo, però almeno è uscito, dai, il Tapulele. La soddisfazione di questo spacchettamento, ma soprattutto queste promo fantastiche che adesso andrò ad aprire con molta calma. Ma secondo me qua sugli angoli, sui bordi, saranno rovinate, per cui ci saranno da aprire altre valigette. Non so se sono ancora disponibili sul sito quando esce questo video, ma nel caso vi lascio il link in descrizione e potete aggiudicarvele, appunto, se ne rimangono ancora perché ne sono arrivate poche. Grazie comunque a tutti per la visione, al prossimo video.